Allora, buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Allora, io in questo video voglio fare un paio di esercizi di cinematica del punto interessanti che fanno parte ovviamente di una serie di test di fisica, perché sono comunque due esercizi interessanti. Allora, il primo è un po' più semplice, il secondo è leggermente più difficile, soprattutto come ragionamenti, però diciamo che sono comunque di un certo livello, secondo me. Allora, il primo lo scriviamo, anzi, diciamo che ve l'ho detto e scriviamo i dati salienti di questo problema. Allora, il primo problema vi chiede: un corpo si muove lungo una retta con una accelerazione rappresentata dal grafico che ora vi farò, vi disegnerò. Quindi, il grafico è fatto così. Allora, abbiamo asse delle ascisse, asse delle ordinate. Allora, sull'asse della ascissa avete il tempo, che è in secondi, quindi una misura internazionale. Sull'asse delle ordinate avete l'accelerazione, che ovviamente è espressa in metri al secondo quadrato. Okay. Allora, l'andamento, mettiamo un po' di ora, 1, 2, 3, 4, 5, mettiamo 6 secondi e andiamo a mettere 1, 2, 3, 4, 5, quindi 1, 2, 3, 4, 5 valori di accelerazione, 1, 2, 3, 4, 5. Allora, diciamo così, vi rileggo il primo. Allora, un corpo si muove lungo una retta con un'accelerazione rappresentata da questo grafico. Quindi adesso vi disegno, diciamo così, il grafico che è questo qua. Forse ho disegnato un po' troppo dritto perché, diciamo così, perché il grafico in corrispondenza del punto 3, cioè l'accelerazione che vale 3, è ottenuta quando si ha 5 nel quinto secondo, quindi la retta, scusate, parte, la retta è questa, il grafico è questo, è il grafico di una retta, no? Un po' inclinata, non è proprio a 45 gradi, sarà un angolo leggermente più basso. Comunque i valori sono in corrispondenza di t uguale a 5, avete l'accelerazione che è uguale a 3, sostanzialmente questo qua. Altro dato importante, mi dice che al tempo t0 il corpo velocità nulla, quindi al tempo t uguale a 0 la vostra velocità del corpo è 0. Questo è un dato importantissimo. E vi chiede: nel tempo 5, quindi 5, al quinto secondo, quanto vale la velocità del corpo? Voi qua non lo sapete a priori perché avete un grafico che è riferito all'accelerazione, non alla velocità. Cioè voi non avete un grafico tempo-velocità, avete un grafico tempo-accelerazione. E quindi bisogna fare dei un attimo di ragionamento. Allora, vi propone una serie di velocità e dovete scegliere quale è corretta. Allora, la risposta 1 è 1, 5 metri al secondo, la risposta 2 è 3 metri al secondo, la risposta 3 è 5 metri al secondo, la risposta 4 è 7,5 metri al secondo e la risposta 5 è 15 metri al secondo. Chi vuole fare l'esercizio da solo, fermi qua il video. Chi invece vuole vedere subito la soluzione, resti davanti al video che vedrà la soluzione, cioè ne discutiamo ovviamente. Allora, si parte con la soluzione. Allora, abbiamo detto che sia la velocità v0 all'istante 0 è la velocità, ovviamente è un istante generico, okay? La velocità v è determinata da una relazione che è questa. Allora, la velocità v nel tempo t è uguale alla velocità iniziale v0 più l'integrale dal tempo t0 al tempo t della accelerazione. Non so se vi ricordate, però sicuramente l'abbiamo già fatto anche noi, e comunque dalle superiori, ricordate che la velocità non è altro che l'integrale del grafico dell'accelerazione. Quindi la velocità al tempo 5 è la velocità v0, cioè che sappiamo benissimo che vale 0, okay, più l'integrale
da 0, perché il tempo t0 è 0, a 5 del grafico dell'accelerazione in dt. Ok? Allora, se voi andate a vedere, ricordatevi che sostanzialmente l'integrale di una curva non è altro che l'area sottesa della curva e l'asse delle x. Quanto vale quest'area? Io direi che questo triangolo ha valore 3 per 5 diviso 2, se siete d'accordo, perché è un triangolo che ha base 5 e altezza e cateto 3. Un cateto è 5 e l'altro cateto è 3. Quindi avremo 0 più 5 per 3 diviso 2, che fa 15. Scusate il rumore, ma c'era della gente che esplodeva i petardi fuori dalla finestra, non ho capito il perché. Comunque, che non c'è nessuna festa, esplodevano i petardi. 15 su 2 fa 7,5, quindi 7,5 metri al secondo. Quindi la risposta che avremmo dovuto dare, corretta, era la 4, 7,5 metri al secondo. Okay, questo è il primo problema, quello più semplice. Veniamo ora a quello un po' più difficile. Allora, il problema un po' più difficile era questo. Adesso ve lo scrivo. Anzi, lo scriviamo proprio completamente il testo, scriviamo perché così ci rendiamo conto. Intanto riflettiamo. Allora, vi dice che un oggetto si muove su un cammino circolare, quindi su una circonferenza. La abbrevio, con una velocità costante. Di 10 centimetri al secondo. Il vettore, poi vi dice un'altra cosa, che il vettore velocità, sapete che parliamo di velocità tangenziale, adesso ve lo faccio vedere, cambia direzione, importantissimo, eh? Di 30 gradi in 4 secondi. Quindi vi chiede il problema. L'oggetto ha un'accelerazione centripeta, una c, che vale quanto? E vi fa le proposte. Risposta 1, circa 0,2 centimetri secondo quadrato. Risposta 2, 1,3 centimetri secondo quadrato. Risposta 3, circa 100 centimetri secondo quadrato. Risposta 4 è nulla. Risposta 5, attenzione un po' diversa, non si può calcolare, non si può calcolare l'accelerazione centripeta perché non è dato il raggio del cerchio, perché non ho raggio. Ok? Allora, prima di ragionare sul problema, voglio ricordarvi due cose. Che anche se forse qualcuno giustamente se lo ricorda già la teoria, comunque, che se voi avete un oggetto che si sta muovendo di moto circolare uniforme, cioè non ha un'accelerazione tangenziale, no? Ha solo comunque una velocità costante, attenzione, la velocità è costante in modulo, ok? Questo è costante, ma attenzione che anche quando avete un moto circolare uniforme, il vettore velocità in realtà cambia la direzione. Vedete che cambia la direzione, anche se il modulo rimane uguale, cioè supponete che la velocità sia sempre 10 metri al secondo, è comunque 10 anche dopo 4 secondi, ma il vettore velocità si è spostato,
Vedete che ha una direzione, c'è cioè una retta d'applicazione completamente diversa. Questo fa in modo che nasca un'accelerazione verso il centro, che si chiama centripeta, AC. L'accelerazione centripeta non è altro che la, tra virgolette, la risposta alla modifica, allo spostamento del vettore velocità, non in modulo ma in direzione. Ci siete? Quindi anche se avete un moto circolare uniforme con velocità costante in modulo, in tangenziale, velocità costante tangenziale in modulo, in realtà avete comunque un'accelerazione centripeta. Se poi anche la velocità tangenziale varia, il modulo non è costante ma varia, cioè passa da 10 a 5 metri al secondo a 20, allora in quel caso non avrete solo l'accelerazione centripeta dovuta al fatto che il vettore velocità si sposta in direzione, ma avrete anche un'accelerazione tangenziale, okay, a t, chiamiamola, ok? Che andrà a comporsi con la centripeta per determinare l'accelerazione, diciamo, complessiva. Ok? Quindi avrete due accelerazioni, la tangenziale e la centripeta. La tangenziale è dovuta alla modifica, alla variazione del modulo del vettore velocità tangenziale, e la centripeta è dovuta al cambiamento di direzione del vettore velocità tangenziale. Chiaro? Quindi questo qua è una cosa, secondo me, abbastanza importante da chiarire. Okay. Adesso facciamo un attimino un disegnino con due lettere per poter risolvere il problema e andiamo. Era un concetto questo qua che mi interessava ribadire prima di iniziare l'esercizio, perché se no si inizia un esercizio col zoppicando, diciamo, no? Allora, voi avete il vostro raggio R del problema, avete la posizione P in cui avete la vostra velocità, chiamiamola v di t, va bene, è messa così. Poi nell'istante avete ancora il vostro raggio R con la velocità v nell'istante t più delta t, cioè dopo 4 secondi in poca parola, no? E il punto è il q, non è più il p, okay? Il punto del vostro punto è il q. L'angolo, questo qua, è teta. Abbiamo messo due lettere giusto per fare due calcoli, niente di esagerato. Allora, cosa possiamo dire? Allora, possiamo dire in generale che quando un corpo si muove su una traiettoria curva esiste sempre una componente dell'accelerazione radiale o centripeta, come abbiamo appena ribadito nella discussione appena fatta, diretta perpendicolarmente alla velocità e rivolta verso il centro della curva. Allora, la velocità quindi radiale o centripeta, l'accelerazione, scusatemi, radiale o centripeta, ricordate che la formula è questa: velocità tangenziale al quadrato fratto il raggio. Questo probabilmente ve lo ricorderete, molto importante, è la formula dell'accelerazione radiale o centripeta, verso diretta sempre verso il centro, diciamo, di rotazione del vostro oggetto. Okay? Dove R cos'è? È il raggio di curvatura della traiettoria, il raggio della traiettoria circolare. Nel caso in questione R è il raggio del cerchio percorso dall'oggetto. Essa è dovuta al cambiamento di direzione della velocità, come già vi spiegavo in teoria. Se la velocità cambiasse anche di intensità, vi sarebbe un ulteriore componente che è l'accelerazione tangenziale. Per calcolare però A con R, R o C, centripeta o radiale, ci serve il raggio. Questo deve essere chiaro, cioè se non avete questo raggio, come facciamo a calcolarla? La velocità ce l'abbiamo, no? Manca il raggio. Allora, però, diciamo che abbiamo di quanto varia l'angolo, cioè 130 gradi in 4 secondi. Quindi abbiamo un delta T. Ok? Cosa possiamo fare? Quindi sappiamo che θ è uguale a 30, no? L'angolo, il delta θ. Ok? Quindi l'arco tra P e Q, okay? Quindi questo arco qua, tra P e Q, è percorso con velocità costante in un tempo conosciuto, 4 secondi, ben detto. Se ne può quindi ricavare la lunghezza dell'arco, che sappiamo che questo arco qua, chiamiamolo S,
l'arco S è uguale alla velocità per delta t di tempo. Poiché S è uguale anche all'angolo θ per il raggio, cosa si ottiene eguagliando le due formule, cioè V per delta t uguale a θ per R, potete ottenere R. R è uguale a velocità tangenziale per delta t fratto θ. Abbiamo quindi che la nostra accelerazione radiale o centripeta è uguale, partiamo dalla formula v quadro fratto r, sostituiamo l'r che abbiamo trovato sopra, quindi avremo v quadro fratto v per delta t fratto θ, ovviamente si semplifica il v, diventa nel nostro caso 30 gradi, quindi calcoliamo i radianti, diventa pi v per pi greco fratto delta t per 6. E viene circa 1,3 centimetri al secondo. Al secondo quadrato, scusate, quindi vedete che bene, abbiamo fatto un'uguaglianza, abbiamo tirato fuori la formula del raggio che non avevamo sostanzialmente, l'abbiamo calcolata e vi viene un'accelerazione centripeta di 1,3. Quindi la risposta da dare al problema, al quesito, era la 2, era questa. Spero sia stato interessante anche come ripasso, ci vediamo al prossimo video.